Nella Juventus, un'onda di emozioni si è scatenata dopo le parole di un campione del passato. Il suo commento sul quarto posto e sulla qualificazione in Champions League ha fatto sobbalzare molti tifosi. Per me, celebrare il quarto posto e la qualificazione in Champions League era davvero strano, ha dichiarato in un'intervista al Telegraph. Resta fino alla fine del video per scoprire chi potrebbe essere il nuovo allenatore della Juventus. Prima di procedere, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi altri contenuti come questo. La vecchia gloria della Juve ha dichiarato in un'intervista: "Per me, celebrare il quarto posto e la qualificazione in Champions League era davvero strano. Alla fine dell'ultima partita contro il Norwich, ho detto al mio staff, fate attenzione, non abituatevi a festeggiare un posto in Champions League. Ho chiarito che abbiamo dato il massimo. Passare dal nono al quarto posto, con tutti i problemi che abbiamo affrontato, è stato un miracolo. Ma non abbiamo festeggiato come se fosse un miracolo perché sono abituato a vincere." Queste parole hanno fatto il giro dei social, scatenando reazioni tra i tifosi della Juventus. In un'annata in cui il quarto posto è stato l'obiettivo dichiarato, le sue dichiarazioni hanno suscitato scalpore e discussione. Proprio su questo argomento vogliamo sapere la tua opinione. Lascia un commento qui sotto. Antonio Conte, il rinomato allenatore di calcio, sta preparando il suo ritorno in panchina con una carica eccezionale. In un'intervista esclusiva al Daily Telegraph, ha rivelato il suo desiderio ardente di vincere la Champions League come allenatore. Questo sogno, che ha alimentato per anni, lo spinge a lasciare il suo rifugio a Torino per perseguire questo obiettivo epico. Conte, famoso per il suo successo sul campo, non ha mai nascosto la sua ambizione. Desidera portare gioia a suo padre vincendo la Champions League e dimostrare che non è un'impresa facile come molti credono. Tuttavia, non è solo il desiderio di vittoria a guidarlo, ma anche la ricerca dell'equilibrio perfetto tra prestazioni di alto livello e risultati vincenti. L'intervista rivela un lato più intimo di Conte, condividendo i suoi momenti più difficili e personali, tra cui problemi di salute e la perdita di amici stretti come Vialli, Ventrone e Mihajlovic. Nonostante le sfide, il desiderio di successo di Conte rimane intatto. Inoltre, il suo pensiero tattico si evolve, con la considerazione di un nuovo modulo con una difesa a 4. Tuttavia, sottolinea che l'importanza dell'equilibrio rimane fondamentale per il successo in campo. Infine, Conte sottolinea che vincere non è solo un'ossessione personale, ma una responsabilità nei confronti delle aspettative elevate che ha generato nel corso della sua carriera. Queste parole, cariche di determinazione e ambizione, creano una suspense e un'attesa travolgente per il prossimo capitolo della carriera di Conte e per il destino della Juventus sotto la sua guida. Incredibile indiscrezione di mercato relativa alla Juventus, confermata dalle parole dello stesso giocatore. Guardate tutto il video per scoprire di chi si tratta. Prima di procedere, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi altri contenuti come questo. La notizia è un vero fulmine a ciel sereno. Il ritorno di un grande campione alla Juventus potrebbe essere più vicino di quanto si pensasse. Le frizioni con la sua squadra attuale e l'interesse anche del Manchester United hanno acceso i riflettori su un possibile addio del calciatore. Secondo quanto riportato dal Daily Mirror, il Manchester United sarebbe pronto a fare sul serio, ma attenzione! Le parole del giocatore, a seguito di una recente intervista alla Gazzetta dello Sport, offrono degli indizi molto importanti, secondo i quali potrebbe essere riaperta la strada per un clamoroso ritorno alla Juve. Nella squadra bianconera ha lasciato un segno indelebile, così come nel cuore dei tifosi. Stiamo parlando di Matthias De Ligt, ormai ai ferri corti con il Bayern Monaco, e il suo allenatore Tuchel. Come sempre vogliamo sapere il tuo parere. Ti piacerebbe vedere De Ligt nuovamente con la maglia della Juve, al fianco di Bremer e Danilo? Scrivilo nei commenti sotto al video. Le statistiche di De Ligt con il Bayern parlano di un giocatore che ha lasciato il segno, nonostante non abbia avuto molti minuti in campo.
La sua valutazione attuale di mercato lo rende un obiettivo ambito per molte squadre, compresa la Juventus, che potrebbe beneficiare della sua esperienza e del suo talento. Le dichiarazioni recenti di De Ligt sulla Juventus sono state altrettanto sorprendenti e significative. Il difensore olandese ha rivelato di seguire ancora con affetto la Serie A e di tifare per la vecchia signora. I suoi legami con alcuni giocatori della Juventus e il suo desiderio di vederla trionfare in campionato sono segnali che non possono essere ignorati. In questo contesto, il ritorno di De Ligt alla Juventus sembra sempre più plausibile. Ora, spetta alla dirigenza bianconera valutare attentamente questa opportunità e pianificare un eventuale acquisto che potrebbe rivitalizzare la difesa e alimentare le speranze di successo della squadra. Clamoroso quello che sta accadendo alla Juve dopo la disfatta contro l'Udinese. A causa di Allegri, uno dei più talentuosi e promettenti calciatori della Juve rischia di andarsene. Guardate tutto il video per capire la gravità della situazione. Prima di procedere, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi altri contenuti come questo. La Juventus è al centro di un clamoroso scandalo dopo la cocente sconfitta contro l'Udinese e le crepe nel tessuto dello spogliatoio sembrano allargarsi sempre di più, minacciando di diventare insanabili. Ma la bomba più grande è rappresentata da un evento social che ha scosso l'ambiente juventino. Le tensioni interne allo spogliatoio sembrano essere giunte a un punto critico, minacciando di dividere la squadra in due e infliggere danni irreparabili alle ambizioni del club. Ma l'evento più eclatante è stato un singolare episodio sui social media, che ha acceso i riflettori su una situazione già delicata. Il giovanissimo talento Kenan Yıldız è stato al centro dell'attenzione dopo aver messo un like su un post social che criticava apertamente Massimiliano Allegri, sollevando una tempesta mediatica di proporzioni incredibili. Ciò che ha reso questo gesto così significativo è il contesto in cui è avvenuto. Durante una trasmissione televisiva post partita, Paolo Bargigia ha scagliato feroci critiche contro Allegri, accusandolo di prendere decisioni insensate e di sembrare nervoso per via dei presunti contatti tra la dirigenza della Juventus e Thiago Motta. Questo è un segnale molto grave, perché se Allegri dovesse rimanere alla guida della Juve, c'è il grosso rischio che Yıldız, il futuro numero 10 della Juventus, decida di andarsene. Vogliamo sapere cosa ne pensi di questo. Preferisci rimanga Allegri o Yıldız? Scrivilo nei commenti sotto al video. In particolare, Bargigia ha infatti contestato la gestione di Yıldız, sottolineando come il suo ingresso tardivo in campo contro l'Udinese abbia contribuito al disastroso risultato. La situazione si è ulteriormente complicata quando appunto Yıldız ha messo un like proprio sul video che riprendeva le dure parole di Bargigia nei confronti di Allegri. Questo gesto apparentemente innocente ha scatenato una reazione a catena, mettendo in luce le tensioni latenti all'interno della squadra e alimentando speculazioni su una possibile frattura tra il tecnico e alcuni giocatori chiave. Il like di Yıldız è stato interpretato da molti come un segnale di dissenso nei confronti di Allegri e della sua gestione, e ha sollevato interrogativi su quale possa essere il futuro del giovane talento all'interno della Juventus. La sua decisione di rimuovere successivamente il like potrebbe indicare un tentativo di mitigare le tensioni, ma il danno era ormai fatto e le conseguenze di questo episodio potrebbero essere profonde e durature. Ciao, e alla prossima notizia!